ragazzi e bentornati a casa mia. Io sono la vostra Mari ed oggi facciamo il primo video del 2020 con uno dei vostri video preferiti del mio canale, che è un video spesa da Eurospin. Voglio iniziare col dirvi che questa spesa è stata fatta con la finalità di passare una serata con dei bambini, figli di amici, a tema KFC. Pollo fritto o qualcosa del genere, perché io comunque trasformerò questo pollo fritto in pollo in friggitrice d'aria. Ma adesso vedremo immediatamente di che cosa vi sto parlando, perché ho preso da Eurospin delle alette di pollo. Ve le faccio vedere immediatamente, delle alette di pollo nel reparto macelleria, quindi carne fresca. Queste alette di pollo al barbecue ve le faccio vedere immediatamente, sono già precondite e quindi praticamente non faccio altro che prenderle e metterle in friggitrice d'aria. Sono tre confezioni, ne ho prese tre confezioni perché i bambini in totale sono 5, però c'è anche mio marito che lo mangia, quindi niente, scusatemi, sono stata costretta a spegnere la luce della mia cappa, sebbene mi piaceva tantissimo l'effetto dietro, però ho la cappa che non mi sta funzionando e si accende e si spegne da sola, quindi praticamente impossibile tenere questa luce accesa con la cappa che fa accende e spegne e poi vi dà fastidio, e dà fastidio anche a me soprattutto. Allora, queste alette di pollo costano 4,99 euro al chilo e sono condite con carne di pollo, ali marinate con salsa barbecue, solo questo. Quindi qua ci sono queste qua. Io ne ho prese una confezione da 3,30 euro, una confezione da 3,60 euro e una confezione da 3,30 euro. Penso che vadano più che bene. Qua c'è Alice che vi saluta. Anche Alice saluta, mammina, Ciao! saluta tutti quanti. Continuo quindi col farvi vedere un'altra tipologia di pollo che ho preso, perché nel caso in cui qualcuno non dovesse amare, penso che non è possibile che qualcuno non le ami, perché già hanno riscosso un successo incredibile con altri bambini. Ho preso anche questi qua, i nuggets di pollo in offerta speciale, sono 500 grammi, non contiene olio di palma e sono prezzo al chilo iniziale sullo scaffale. Crocchette di pollo e formaggio. Lo scontrino ce l'ho da qualche parte, magari giù mentre edito il video, insomma, vi metto il prezzo finale di queste crocchette di pollo. Mentre per me, se non sapete, io non mangio il pollo e ho preso i nuggets di soia che, fatti ancora nella friggitrice d'aria, non li ho provati. In padella sono buonissimi e sfido chiunque a capire se non sono di soia, se sono di soia. Sono veramente buonissimi. Poi, per completare l'opera, ho preso anche le patatine. Queste patatine sono da forno, quindi sicuramente saranno pre-oliate con olio di girasole, olio di semi di girasole senza glutine ovviamente, e io le metterò anche queste nella friggitrice ad aria. Nella mia friggitrice ad aria, che è quella che ho acquistato da Lidl, quindi della Silvercrest, c'è proprio il programma di patatine surgelate. Premo quello e in automatico mi va a 200 gradi per 15-20 minuti, non mi ricordo esattamente. Comunque, più avanti vi parlerò anche di questa bellissima friggitrice ad aria, un acquisto veramente ci voleva nella mia casa. Poi che cosa abbiamo preso anche? Per questo, sempre per questa cena, oltre a quelle patatine, ho voluto prendere anche queste. Anche perché è la prima volta che le farò in friggitrice ad aria e non so realmente come verranno, ma una mia amica che ha la friggitrice d'aria mi ha detto che sono venute buonissime, quindi oggi faremo anche queste. Poi continuiamo invece con la spesa normale. Vi faccio vedere che abbiamo preso il latte intero, no, è parzialmente scremato, questo è per la colazione. Oh, scusatemi, stavamo andando a finire non so dove. Poi abbiamo preso ancora per la colazione, ho ancora tutto in busta, quindi vi faccio vedere. Allora, succo di frutta, ace, Puerto Sol, questo qua è un succo di frutta che i bambini amano tantissimo, è molto dissetante, non è quello con la polpa un po' più densa, ma è molto molto liquido, è molto buono, insomma, vabbè, si conosce il succo ace. Poi abbiamo preso la
Nutella, mi dispiace tanto il fatto che Eurospin non abbia una Nutella bio senza olio di palma. Questo mi dispiace veramente tantissimo, perché questo qui ha sia l'olio di palma che l'olio di girasole, ma oggi ci trovavamo lì e quindi l'abbiamo preso. Una volta ogni mille mai non si muore se c'è l'olio di palma, però insomma io cerco sempre di evitare. Poi abbiamo preso le banane e le mele della Melinda. Queste qua sono le mele di Val Venosta, no, della Val di Non. Queste qua sono 2 kg di mele. Sì, 2 kg di mele. Noi le prendiamo molto spesso perché, a parte che ci piacciono tantissimo le mele, ma io ne approfitto anche per fare qualche dolce, visto che adesso con la friggitrice d'aria mi sto proprio sbizzarrendo a fare anche i muffin. Sì, perché si possono fare anche i muffin e anche i biscotti. Se sicuramente vorrete vedere dei video sulla friggitrice d'aria, quindi mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, lasciatemi anche un like se vi piacciono i miei video, insomma, se vi piace questo genere di video che io propongo per voi. E poi andiamo avanti. Ho preso questo set di panni in microfibra che l'ho sempre preso. Hanno cambiato il packaging, semplicemente le hanno piegate un po' più grandi, un po' più, però sono sempre quelle. Insomma, il pacco è più grande e sono sempre loro. Io le ho sempre prese, mi sono sempre trovata molto bene, però adesso le vorrei aprire per vedere, per essere sicura che sono quelle. Io senza pietà, sì, sono sempre quelle lì con la stessa grandezza. No, sono leggermente più grandi. Questa cosa non mi dispiace. Vi faccio vedere, scusatemi, vi faccio vedere subito la grandezza di quelle vecchie. Eccomi qua, scusatemi per la luce che va cambiando. Allora, queste sono quelle vecchie. E queste sono quelle nuove, quindi sono un po' più grandi rispetto a quelle vecchie. Guardate qua, vi faccio vedere subito la differenza. Eccole qua. Beh, ci sono bei 10 centimetri in più, più o meno, eh? Sono 30x30 queste, se non mi sbaglio. Queste invece sono 25x30. Voilà! Tu andrai a finire direttamente nella spazzatura, perché queste sono fantastiche. Io mi trovo benissimo con questi panni in microfibra. Li utilizzo su tutte le superfici per ogni stanza. La cosa che mi piace di questi è che praticamente sono di colori diversi, quindi posso dedicare una spugna per ogni stanza. Poi andiamo avanti. Una chicca, 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 che in questo periodo ci sono le lenzuola da Eurospin, ed io ho preso queste lenzuola per la mia camera da letto. Sono delle lenzuola cotone, 100% cotone. Sì, sono in 100% cotone. Mi è piaciuto tantissimo questo colore che si abbina benissimo alla mia stanza da letto. Stanza da letto alla quale ho cambiato colore nella parete principale, quella che va proprio dietro il letto. Quindi, se ancora non l'avete visto, andatelo a guardarvi. Vi lascio qui il link qui sopra, così andate a sbirciare il cambiamento che ho fatto nella stanza da letto. Quindi queste lenzuola ci stanno benissimo. Devo rinnovare un pochino di lenzuola a casa, quindi man mano che io compro qualcosa ve lo faccio vedere. Poi un'altra cosa che ho acquistato, queste lenzuola sono costate 15 euro, mentre un'altra cosa che ho acquistato, e questa è la seconda volta che le prendo, che lo prendo, spero che sia lo stesso modello perché mi sono trovata benissimo. L'anno scorso avevo acquistato un paio di jeans a mo' di jeggings, guardate che sono belli, sono elasticizzati. Questi sono blu, non sono jeans, ma sono tipo pantalone blu elasticizzato. Sono della marca Glissade, non so se è in francese. Leggings donna. Questa qua io ho preso la misura XXL 50, perché sebbene io comunque abbia preso peso, ancora mi sento abbastanza, non mi sento così tanto magra, ancora non mi riconosco, ma questo penso che sia una cosa che succede a tutte le persone che perdono peso, che ancora non mi riconosco nella mia nuova taglia, ma credo, guardando questi pantaloni, che comunque la 48 mi calzasse ancora un po' troppo piccola. Quindi ho detto: guarda, vado sul sicuro, intanto mi prendo la 50 prima che non la trovo più, mal che vada la cambio con la 48, quindi portando lo scontrino posso benissimo cambiarli. Poi abbiamo preso
le patatine alla paprika che oggi erano in offerta, oggi in questo periodo sono in offerta a 69 centesimi. Poi polvere lievitante vanigliata, perché ho scoperto che quella della Lidl che ho acquistato ultimamente non contiene lo zucchero vanigliato, non è vanigliato, e quindi ho detto preferisco prendere questo vanigliato che dà un sapore sicuramente maggiore ai miei dolci, e quindi ho preferito prendere queste. Poi abbiamo preso la mozzarella di bufala campana. Questa qua, quante ce n'è? Ci sono tre bocconcini di mozzarella da 100 grammi ciascuno. Veramente è la prima volta che prendo queste qua di mozzarella di bufala campana. Andiamo avanti e vi faccio vedere le ultime cose. Carta igienica soft, la lunghissima. Sì, Soft Dream, la lunghissima, due veli. Poi questi sono quattro rotoli di carta igienica simil regina, diciamo, quelli lunghi, quelli lunghissimi. Poi ho preso queste qua, non le avevo mai viste, spugne abrasive antigraffio adatte all'uso su pentole antiaderenti, quindi queste dovrebbero andare bene, anche se io devo dire sono abbastanza delicata quando pulisco i miei piatti, quindi, e le mie stoviglie, quindi non ho mai utilizzato le spugne in maniera esagerata, ma se queste sono più delicate, che ben venga. Poi abbiamo preso, eccoli qua, i peperoni da fare sempre in friggitrice d'aria. Ricordiamoci, per chi non lo sa, la friggitrice d'aria nient'altro è che una sorta di fornetto con una ventola, perché praticamente la friggitrice d'aria è formata così, ha una resistenza in alto, almeno quella mia, e la ventola, quindi che cosa fa? Mi cucina con una sorta di grill e una ventola che fa girare l'aria vorticosamente, quindi abbraccia tutto ciò che c'è dentro il cestello. Andate a vedere, fra l'altro vi lascio il link anche di quello, il video di quando ho acquistato la friggitrice d'aria, così vedete, anche perché ho fatto un piccolo video dove ve l'ho fatta vedere anche internamente, ma farò un altro video specifico proprio su questa, così vi parlo proprio nello specifico di questa friggitrice d'aria, adesso che l'ho utilizzato un po' di volte e soprattutto dopo che ho acquistato anche delle altre cose aggiuntive, quindi ne parleremo più avanti. Poi ho comprato questa ricarica per aerosol, ma che ricarica aerosol compatibile, questo qua è al profumo di talco, profumatissimo ragazzi, lo compro sempre in alternanza con quello alla vaniglia, che è buonissimo pure, sembra ogni volta che ho sfornato dei dolci. E poi che cosa abbiamo preso? Ah, ecco, abbiamo preso delle altre cose nuove che sono arrivate adesso, almeno io le ho viste soltanto adesso. Sono degli snack alla frutta della Puertosol, con mela e frutti misti, questo qui, poi c'è mela e frutti di bosco e mela e mirtilli rossi. Ho trovato questi tre gusti, penso che siano solo questi tre, eccoli qua, ve li faccio vedere più da vicino, sono questi tre. Poi ho preso queste gocce di luce con le quali mi sono trovata benissimo tempo addietro, con quelle là all'argan, è cascato il, con quelle all'argan, mentre queste qua sono con olio di avocado e pompelmo, che lascia i capelli soffici, vellutati e vitali, ma nello stesso tempo è anche districante, quindi io lo utilizzo sia per lucidare il capello, lo metto anche prima della schiuma, prima di fare la piega, e mi trovo veramente benissimo. Sempre a proposito di avocado, ho preso, questa è la seconda volta che lo acquisto, questo fantastico, meraviglioso deodorante all'avocado. Non gli avrei dato neanche 2 lire la prima volta che l'ho utilizzato, perché al tatto, alla pelle, è asciuttissimo. Ho detto, ma è uno scherzo, ma è di plastica, ma non funziona, è di qua e di là, invece ragazzi è fantastico, sia il profumo che la durata sul corpo, veramente per circa 48 ore non fa uscire fuori l'odore del sudore dalla pelle, ed è fantastico. Io mi sono trovata veramente benissimo, ottimo anche come profumazione, veramente sia per uomo che per donna, e quindi l'ho ricomprato, lo vedrete anche quindi nei prodotti finiti.
che credo che sia il prossimo video che manderò. Poi termino gli ultimi due prodotti per la colazione. Questo qua è il pan brioche, pane dolce a fette. Stavolta sono stata attenta a non metterlo alla fine della busta, perché ogni volta me lo ritrovo a forma di triangolo, a forma di sfinge, a forma di tutte cose. Invece questa volta è intatto così com'è, così i bambini domani si fanno una bella colazione con questo pan brioche, anche se io gli avevo preparato il preparato, ho fatto il preparato per i pancake già pronto, ce l'ho fatto io con la ricetta di Marco Bianchi, ma non so, decideranno domani se vogliono questi con la Nutella oppure un buon pancake con lo sciroppo d'acero. E per terminare, questi biscotti fantastici, buonissimi ragazzi, con lo zucchero di canna fuori. Io non so, qua non c'è scritto neanche negli ingredienti, ma fanno un profumo di arancia che è spettacolare e sono grandi, sono buoni per l'inzuppo e sono i biscotti più buoni che fino ad ora io ho mangiato dell'Eurospin. Fatemi sapere se anche voi li conoscete e se c'è qualche altra tipologia di biscotto che vi piace. Io li ho assaggiati quasi tutti, devo dire, ma questi sono i miei preferiti. Ah no, termino con questi qua, è la prima volta che li vedo. Non i datteri, perché i datteri ci sono sempre stati, ma è la prima volta che vedo questi qua denocciolati ed è fantastico. I datteri io li utilizzo sia come snack proprio da solo, oppure con qualche mandorla dentro, con qualche noce, ma li utilizzo anche per fare dei dolci, come per esempio con mescolandoli con le mandorle e formando delle palline e fare e mettere anche delle scaglie di cocco fuori. Non so se voi mi seguite su Instagram, trovate anche la fotografia di quando ho fatto le palline con i datteri denocciolati e sono fantastici, sono buonissimi, quindi seguitemi anche su Instagram. Su Instagram io sono il mondo di Mari, quindi vi aspetto anche lì. Ragazzi, questo era tutto, il mio video spese, il primo video spese del 2020 è terminato. Spero di avervi tenuto felicemente compagnia. Vi saluto, vi do appuntamento ad un prossimo video, vi mando tanti baci e mi raccomando, stay tuned, perché sicuramente il prossimo video sarà fantastico. Ciao a tutti e alla prossima da Mari. Ciao.